Castanè accede alla finale per la Serie B, un traguardo importantissimo. Un commento per questa gara a due, coach. Allora, non è stata la stessa gara dell'andata, possiamo dire che questa è stata una partita che abbiamo dominato e tenuto sotto controllo fino alla fine. Orgoglioso della mia squadra, dei miei ragazzi. Oggi siamo partiti in quintetto base con Janic e Ofstederis 2005-2004, che significa che comunque noi abbiamo puntato su una squadra molto fresca, giovanissima, e in un ambiente così caldo sono veramente molto contento che abbiano dato una dimostrazione di carattere e di personalità. Ne parlavo prima con Andrea Banin, lui è qui fin dalla Serie D e come obiettivo aveva quello di provare a andare in Serie B. Sì, lui ha sempre detto che avrebbe portato in Serie B il Castanea. E siamo arrivati fino in finale, quindi ad un passo, il resto chiaramente sarà tutta storia da scrivere. Un'impressione sulla DR? La DR ha fatto una partita all'andata fantastica, cioè la partita perfetta, una delle percentuali al tiro incredibili, e noi sappiamo benissimo che quelle partite possono finire in qualsiasi modo, si possono vincere, si possono perdere. Abbiamo avuto fortuna, perché in tanti casi ci vuole anche una fortuna oltre che bravura a chiuderla proprio alla sirena, e io credo che se la DR fosse stata sempre questa con i giocatori, con questi giocatori, sarebbe arrivata sicuramente molto più in alto. Sulla carta potrebbe essere derby? Sì, sulla carta potrebbe essere derby. Ricordiamoci che chi perde ha un'ulteriore possibilità per andare avanti. Con la Basket School sarà una partita, io credo, equilibrata. Il fattore campo è a vantaggio della Basket School. Saranno due partite su tre in casa in casa di Messina Basket School. Noi cercheremo, come abbiamo fatto ora, di vendere cara la pelle con la freschezza della gioventù che abbiamo e con, devo dire, la capacità e la personalità dei nostri leader, che sono Shakir e Banin. How did you want me?